tutti, bentornati sul canale per un nuovo video, prodotti finiti. Andiamo subito a vedere cosa mi è piaciuto, cosa non mi è piaciuto. Allora, buon lunedì, iniziamo il mese di maggio con i prodotti finiti, quindi prodotti finiti del mese di aprile. Vediamo quali cose mi sono piaciute e quali cose invece mi sono piaciute meno. Per chi non mi seguisse da tanto, avviso che io porto l'Invisalign con gli elastici, quindi se vedete delle strane cose sono i miei elastici che mi servono appunto per risolvere la mia malocclusione dentale, oltre che ovviamente per allineare i miei denti, quindi mi scuso in anticipo, così se vedete qualcosa di strano sapete che cosa c'è. Allora, iniziamo subito coi prodotti finiti del mese, senza però tralasciare una cosa che vi volevo dire prima di iniziare, ossia fatemi sapere se vi interessa una base low cost che sto sperimentando, che è quella che vedete. Se vi piace, se la ritenete carina, sappiate che questa base è stata fatta senza utilizzare fondotinta, con due prodotti super low cost che mi piacciono tantissimo, che secondo me abbinati danno un risultato spettacolare. Anzi, vi dirò che tutta la base, quindi tutto il viso per quanto riguarda anche le labbra, anche gli occhi, in effetti di high cost probabilmente non c'è nulla, tutto questo make up che vedete, però io mi vorrei concentrare proprio sulla base, è stato realizzato con dei prodotti low cost. Siccome spesso vi propongo anche magari prodotti che costano parecchio o comunque anche di medio costo, ogni tanto mi fa piacere darvi degli spunti per realizzare delle basi a mio avviso perfette, perché questa secondo me è bellissima, eppure veramente costa pochissimo. Ho utilizzato dei prodotti veramente low cost anche per il trucco occhi, ma il trucco occhi è praticamente realizzato con l'ultima palette che vi ho mostrato di Make Up Revolution, nel video dove vi faccio vedere invece il nuovo fondotinta di Nabla e quella palette. Sto continuando a testarla per voi per dirvi se mi sembra veramente carina, come sembrava ad una first impression, quindi nel caso poi la ritroverete menzionata nel video sui prodotti low cost che mi sono piaciuti di più durante il mese. Però appunto fatemi sapere se vi va bene che io vi dia insomma lo spunto di questa bella base a mio avviso low cost. Fatemi sapere anche se vi piace, magari mi scrivete tutti qua sotto no è terribile e io alzo le mani e passo oltre. Ma adesso andiamo ai prodotti finiti. Ho messo tutto dentro una bacinella, quella che uso per fare il bucato, per praticità ho messo tutto qua dentro e adesso vi faccio vedere. Eccola qua, modalità casalinga, iniziamo con i prodotti finiti e iniziamo da un preferito di cui vi ho parlato da pochissimo. È finito ed è anche preferito perché mi piace tantissimo, anzi è il mio scrub preferito in assoluto, ne ho provato tantissimi, voilà, volato. Dicevo, ne ho provato tantissimi nella mia carriera da beauty blogger, ma questo è un super low cost che trovate sicuramente da Lillapois, ma anche su Amazon, perché ho visto che Amazon è piena. Non soffermatevi al gusto, tra virgolette, che ho preso io, che è quello al caffè. Peraltro a me neanche piacciono, come sapete, i prodotti corpo, creme eccetera, al gusto di qualcosa che sia di alimentare. Faccio eccezione per i capelli, non tutti i profumi, ma per i capelli mi piacciono anche i fruttati per esempio, mentre non li amo particolarmente per tutto il resto della mia skincare e prodotti beauty in genere. Quindi questo è al caffè, quindi bypassando il problema caffè, che è un mio gusto personale, si chiama Organic Coffee and Sugar Body Scrub, quindi è uno di quegli scrub con granuli grossi tipo zucchero di canna. Scrubba benissimo, è uno di quelli che considero più efficaci, ad un costo veramente irrisorio. Questa confezione è da 250 ml e ve la straconsiglio perché fa egregiamente il suo lavoro, vi sentite proprio la pelle super rinnovata, per cui per me è assolutamente mega promosso. Rimanendo in tema scrub, approdiamo però allo scrub viso. Scrub viso, non vi sorprenderà trovare tra i miei prodotti finiti è
ovviamente preferiti, anche questo lo trovate su Amazon, ma come mio solito nell'info box trovate tutto l'elenco dei prodotti che vi cito. Per chi non sapesse cos'è l'info box, perché io ho a volte dato per scontato che si sapesse, sotto il video in pratica, sotto il numero degli iscritti in sostanza, se lo vedete da cellulare lo vedete in un modo, da desktop, PC lo vedete in un altro, però se voi schiacciate praticamente quella specie di triangolino che apre lo spazio appunto che c'è sotto il video dove leggete sotto gli iscritti, inizialmente leggete gli hashtag del video, le mie tre righe dove descrivo il contenuto del video, più sotto c'è scritto mostra altro, trovate tutto l'elenco dei prodotti che io di regola vi cito. Se trovo il link aggiungo il link, se non lo trovo quantomeno trovate scritto il nome del prodotto, perché a volte io parlo male, non pronuncio bene l'inglese o vado veloce, se voi non lo capite lo ritrovate lì. Piccolo inciso, perché molte di voi a volte mi chiedono di ridire magari delle cose perché non sanno che sono in info box, mi dicono ma qual era quello scrub che ho nominato nel video, e io giustamente invece li scrivo sempre sotto. Quindi appunto, siccome ho visto che questo è reperibile assolutamente su Amazon, ormai Amazon è un metodo praticissimo almeno per me per fare gli acquisti, nel se lo trovo lo ritrovo ve lo lascio. Questo è lo Sugar Scrub esfoliante purificante dell'Oreal, quello praticamente che ha il profumo buonissimo tipo di kiwi, ecco in questo caso mi piace, vedete faccio un po' di eccezioni, buonissimo si sente, ma perché non è un po' particolare, non è super gourmand come profumo, anche molto fresco se vogliamo, e appunto anche questo zuccheroso scrub benissimo, è un mix tra scrub e un prodotto abbastanza oleoso, quindi secondo me anche per le pelli secche, per le pelli delicate è ottimo. Io lo considero uno dei migliori scrub che ci sia in commercio per il viso, anche a paragone con blasonatissimi brand, quindi sì. Vado con un no, si tratta di un no che riguarda il make-up. Ho finito questo mascara di Wet n Wild che si chiama Lash Renegade Mascara. No, per me è un grande no, non mi piace per niente, aveva questo scovolino particolarissimo, tipo vedete con la pallina finale, scovolino normale che poi si restringe a una specie di pallina finale, ragazzi, no, lo trovo scomodissimo da utilizzare, mi grattugiava un po' le ciglia perché è uno scovolino in silicone, quindi secondo me già di per sé gli scovolini in silicone sono meno delicati con la rima, ma poi non, cioè lo mettevo giusto un po' nero, giusto un po', no, cioè non fa niente di tutto quello che mi piace che debba fare insomma un mascara, quindi per me è bocciato, non mi è piaciuto per niente. Se voi l'avete provato, l'avete trovato top, ditemelo, a me non mi è piaciuto, l'ho ricevuto dal brand anche quello, Poi veniamo invece alle labbra. Vi voglio citare due burro cacao che mi sono piaciuti da impazzire. Allora, uno lo segnalo soprattutto a tutte quelle ragazze, ragazzi, che cercano prodotti con inci verde, bio, naturali. È un piccolo brand, una piccola startup creata da una ragazza che si chiama Sonia. Infatti questo brand si chiama Soniando, non Sognando da Sogno, ma Soniando da Sonia. E questo si chiama appunto burro cacao semplicemente di Soniando, ragazzi, è ricchissimo, mi è piaciuto così tanto che l'ho scavato, cioè proprio con l'unghia sono andata a prendere proprio le ultime gocce, non gocce, insomma gli ultimi grammi di prodotto. È strabuono, mega super iper nutriente. Quando ho avuto le labbra veramente disastrate sono sempre ricorsa a questo di giorno, sapete che di notte ho la fissa per la Lip Sleeping Mask di Laneige, che è il mio prodotto preferito, che ho finito, che non so se ricomprerò perché ho mille altre cose, lo dico sempre. Però ecco, questo a livello di stick da portarsi dietro, da tenere vicino al computer, stupendo. Vi lascio ovviamente anche di questo il link.
low cost, super reperibile, lo trovate nelle OVS. Si tratta dei Pretty by Flormar Lip Balm, questo è Strawberry, delicatamente colorato, proprio del colore che vedete qua sul tubetto. A me piacciono tantissimo, dubito fortemente che siano naturali come per esempio quello di Soniando, però io vi devo dire che mi lascia proprio le labbra con un bel comfort, una bella, cioè le sento proprio nutrite. È un prodotto che mi sono mangiata, mi è piaciuto tantissimo, mi piaceva perfino il profumo, che ripeto, io di solito quando leggo frutta eccetera storco il naso, però come vedete ci sono delle eccezioni. Quello che vi dico sempre è un in generale, poi ho le mie eccezioni. Secondo me li dovreste provare questi qua, perché li afferrati al volo da OVS sono super reperibili. A me piacciono tantissimo. Sapete che sto utilizzando Foreo Bear, lui, il mio dispositivo appunto di Foreo per la microcorrente. Mi sto trovando molto bene, lo faccio tutti i giorni. E i risultati sono veramente visibili subito, sulla tonicità del viso vi dà proprio subito un risultato. Alcuni di voi l'hanno comprato e sono contenta anche di aver avuto il vostro feedback, perché mi avete scritto un parecchio dicendomi: cavolo Silvia, funziona veramente, è veramente un ottimo dispositivo, il dispositivo a microcorrente. Sono molto molto soddisfatta. Mi fa piacere, perché veramente ormai ce ne sono tantissimi di dispositivi che aiutano, diciamo, a rendere la nostra skincare ancora più performante. E se non sai quale scegliere, sappi che ho fatto un video e a monte del video c'è addirittura un articolo molto molto più sviluppato, però insomma da quell'articolo poi è nato il video, e il video vi spiega quali sono tutti i dispositivi attualmente sul mercato, cosa fanno e dove li potete reperire nel caso, e anche qua vi lascio il video. Si tratta praticamente del video su tutti gli skin beauty device attualmente in commercio, per categorie intendo, non per brand. Quindi insomma lo sto utilizzando. Voi sapete che la microcorrente va utilizzata mettendo un gel conduttore, che questo gel conduttore deve essere a base di glicerina, affinché appunto venga condotta sulla vostra pelle la microcorrente emanata dal dispositivo. Foreo produce questo siero che si chiama Serum, che oltre ad essere un gel conduttore è anche un siero con degli attivi, quindi non solo funge da gel conduttore ma apporta anche alla vostra pelle delle sostanze benefiche, anti-age eccetera. Mi è piaciuto, ma non lo ricomprerò perché questo prodotto costa circa 60 euro, quindi come siero nulla da dire, ce ne sono altri sieri comunque di alto costo. Mi è sembrato un ottimo prodotto, mi ha sempre lasciato la pelle veramente molto bella, quindi come prodotto mi è piaciuto. Il punto è che io non voglio utilizzare sempre lo stesso siero, voglio cambiare, perché ho la fregola di provare un sacco di prodotti e quindi voglio trovare un altro gel conduttore da poter sostituire a questo per cambiare. Non vorrei anzi che il gel conduttore fosse il siero che uso prima della crema, ma vorrei proprio un gel conduttore a sé stante da mettere ad inizio skincare e poi dopo proseguire, magari sciacquarlo. Quindi potrei prendere per esempio un gel conduttore da ecografie che trovo su Amazon, ma vi aggiornerò sulla mia scelta. Oppure vedere di volta in volta se i sieri che sto utilizzando posso utilizzarli come gel conduttori. Basta infatti che vi sia la glicerina fra i loro componenti. Quindi in molte mi avete segnalato il tonico, quello di Isn't3, che avevo preso da YesStyle come ottimo conduttore. Quindi per esempio per il momento per resumo che utilizzerò il Foreo grazie al tonico di Isn't3. E quindi questo non lo ricomprerò, però se voi lo volete provare, alla mia approvazione, cioè secondo me è un buon prodotto. Poi ho terminato, ragazze, questo qua, che è ormai distrutto, devastato, non si vede più niente, non si legge più nulla. Come vedete ho scritto tester, ma non era un tester ovviamente, non mi metto a rubare i tester dalle profumerie, ma il brand me l'ha mandato, era un prodotto destinato a tester e infatti me l'hanno mandato perché io potessi testarlo. È la seconda volta che me lo mandano, perché sanno che io lo adoro. È
un deodorante, è un deodorante di Heisenberg, brand di altissima profumeria, stick con questa stick praticamente cremoso, ecco, non roll-on. Allora, la profumazione è quella del loro mitico profumo Jose e questo deodorante è un deodorante costoso, di altissima fascia, costa 40 euro questo deodorante. Ora, si possono spendere 40 euro per un deodorante? Non metto becco su questo, c'è sicuramente chi se lo può permettere e chi assolutamente dice no, ma quando mai, io non spenderò mai 40 euro per un prodotto. Il mio dovere, tra virgolette, come testatrice del prodotto è di dirvi se il prodotto fa il suo lavoro. Il prodotto secondo me è eccezionale, lo sapete, l'avevo già detto, è il mio deodorante in assoluto preferito, non ho mai provato niente di più efficace e soprattutto ha questa cremosità che quando voi andate praticamente a mettervelo nelle ascelle, allora non so voi, però so che parlare di ascelle non è magari il massimo, però è anche quello beauty. Non so se a voi capita, quando usate certi deodoranti, che vi venga un prurito tremendo, come se la pelle dell'ascella, delicata, magari anche sottoposta a rasatura, si irritasse e vi venisse il prurito. A me succede sempre. Con questo prodotto non mi succede, perché questo prodotto, oltre che a deodorarmi, ha questa funzione di nutrire la pelle delle mie ascelle, me le lascia super profumate, non puzzo e mi deodora in maniera perfetta. In ultimo, c'è da dire che questo prodotto ce l'ho da un anno, credo anche di più. Per cui, insomma, costa 40 euro, ma sicuramente mi è durato 12 mesi, quindi non sono neanche 4 euro al mese. Non metto becco, questo dipende da voi, da quanto vi fa piacere magari provare un prodotto d'alta fascia, anche per quanto riguarda la sezione deodoranti, e quindi semplicemente io vi dico che secondo me è un prodotto ottimo, ma non vi dirò che vale il prezzo, perché questo lo dovrete decidere voi. Sicuramente fa quel che promette e lo fa molto bene, e secondo me è il miglior deodorante mai provato. Questo è quello che mi sento di dire. Poi ho terminato uno dei miei tonici in assoluto preferiti della vita, mai provati, il Pure Heals Centella Reviving Toner. Questo tonico è stupendo, a partire dal profumo, fortemente aromaterapico, rilassante, momento di benessere già per la sua profumazione. È altamente lenitivo perché è a base di centella, quindi super adatto se avete la pelle molto reattiva, se utilizzate acidi, se utilizzate insomma anche retinolo che magari dà un po' quel bruciore. È un meraviglioso prodotto. Io addirittura ultimamente preferivo metterlo in una boccetta che mi consentisse di vaporizzarlo, perché io non uso questo prodotto con il cotoncino. Lo metto sulle mani e lo spalmo sul viso, oppure lo vaporizzo, è il metodo che preferisco. Lo trovate su YesStyle. Se intendete fare degli acquisti su YesStyle, io collaborando con loro ho un codice sconto sempre attivo tutto l'anno, che vi dà comunque un piccolo sconto del 5%. Il codice è sempre in info box, ve lo lascio, e anche il link al prodotto ve lo lascio, quindi se entrate dal mio link e poi applicate il mio codice avrete lo sconto. Poi arriviamo a uno dei prodotti che amo, che uso tutto l'anno, che fortunatamente ho il piacere di ricevere dal brand, ed è sicuramente una delle mie mist preferite in assoluto. Parlo della Eau Cellulaire, che è appunto quest'acqua rivitalizzante, una mist insomma fortemente idratante con una nebulizzazione ottima, che potete usare in mille occasioni, sia per rinfrescarvi d'estate, che per rinnovare l'idratazione del viso, che a fine trucco per fissare il make up e elevare quell'aspetto polveroso. Per me è un prodotto mai senza, mi piace tantissimo, è praticamente è resident della mia makeup table, come siamo professionali. Poi ho terminato il Serial Liner di Nabla, eyeliner che sapete ho ripreso a utilizzare da qualche mese a questa parte, perché ho sempre il problema che con i mascara mi sporco la rima palpebrale, per cui a rimedio di questo faccio sempre una sottile linea di eyeliner o di matita senza fare la codina, perché ho appunto la palpebra un po' cadente e quindi la codina
non mi viene bene. Però l'eyeliner lo uso sempre, quello di Nabla, è ottimo, ha un pennellino ultra preciso in setole, molto nero, scrive sopra qualunque tipo di ombretto. Mi piace veramente tantissimo, quindi per me è super super promosso, uno dei migliori che abbia mai provato. Poi boccio, l'ho terminato ma lo boccio, l'ho ricevuto anche questo dall'azienda, ma tutto quello che vi sto facendo vedere, sì, l'ho ricevuto dalle aziende, non per questo sarà tutto promosso. Il micro tatuage Brow Artist di L'Oreal per me è strabocciato, è la vecchia versione, ma avrò da dire anche sulla nuova versione che vi ho fatto vedere da poco. È quello praticamente con il pennellino con tre cosine così, con tre beccuccini così. Il nuovo invece si chiama micro tatuage, ve lo dico subito perché non me lo ricordo, micro tatuage Unbelievable Brow il nuovo, invece il vecchio è micro tatuage Brow Artist. Ma sto facendo un sacco di rumore con sta bacinella. Comunque, micro tatuage Brow Artist per me è bocciato, quindi se andate in giro per i negozi e l'ho trovata in commercio, a mio avviso non lo prendete, perché la vecchia versione è, secondo me, non va bene. Perché non va bene? Non perché non scriva, mi sto impappinando, non perché quando lo utilizzate non faccia un bel tratto, ma perché quel tratto, per farglielo fare, bisogna pregare in turco, perché praticamente è di quelli che ha dentro l'inchiostro liquido, quindi se voi lo tenete così, come è naturale che sia per disegnarsi le sopracciglia, l'inchiostro scende, la punta rimane secca e non eroga assolutamente il prodotto. Dovreste farvi le sopracciglia tenendolo sempre così, cosa impossibile. In maniera un po' ridotta, va, ve lo dico già, annuncio, preannuncio la cosa, anche se non l'ho finito, il micro tatuage Unbelievable Brow ha questo problema molto meno, ma pur sempre ha un po' questo problema, per cui a me mi fanno veramente uscire di testa, non riesco a, cioè sono di fretta, voglio un prodotto che ta scriva, non posso star lì a girare per cercare di farlo funzionare. Va bene, poi ho terminato il Fast Anti Dark Circle Eye Cream di Face D, prodotto per le occhiaie che vi ho stracitato da mesi. Mi è durato un sacco di tempo, sono 7 ml, ma ragazzi ne basta un pochinino, perché veramente appena lo mettete sembra che si moltiplichi, monta sulla vostra palpebra, sul vostro contorno occhi. È praticamente una cremina super bianca con un pizzico di azzurro, che come voi la mettete sembra quasi coprire come un correttore con il bianco, poi il bianco pian piano si assorbe e annulla lo scuro dell'occhiaia. Quindi secondo me se usate, per esempio, non truccarvi e mettete soltanto skincare via, questa vi riduce notevolmente l'occhiaia. A me piace tantissimo e l'avevo scoperta guardando un video di Alice Like Audrey, sulla cui occhiaia ha un questo prodotto sull'occhiaia di Alice Like Audrey ha un effetto strabiliante, mille volte che più che sulla mia, ma lei ha più occhiaie più scure del mie. Quindi quasi sembra che sulle occhiaie più scure abbia ancora più effetto. Per me è un prodotto strepitoso. Io non so quale pozione di lacrime di drago abbiano messo dentro questa cremina, ma funziona. Il mio parere è che funziona. Attenzione! Molti ragazzi mi hanno detto: ah, ma io ho visto l'inci, ci sono i siliconi, probabilmente ti piace per quello. No, perché io non ho detto che è piallante, non ho parlato di rughe, non ho parlato del fatto che vi photoshop e vi fa senza rughe, beh, no, niente di tutto questo, ho parlato di colore dell'occhiaia, quindi nulla a che vedere con i siliconi. Infatti secondo me questo prodotto non ha neanche un'ottima idratazione e nutrimento del contorno. Io sto parlando esclusivamente della pigmentazione del vostro contorno occhi. Detto questo, andrei a parlare di glutei, andrei a parlare di anticellulite, ma questo ve l'ho menzionato da poco. Se avete visto il mio video sul body care, sapete che è un prodotto che mi piace e l'ho terminato. Si chiama Body Flame Firming Cream di Freshly, è la loro crema anticellulite con la caffeina. Secondo me è una bomba questa crema, è molto efficace, mi piace tantissimo che abbia il dosatore.
mi ha dato soddisfazione. Ovviamente non stiamo lì a raccontarci che basta spalmare la crema anticellulite per avere i glutei alla Belen, no, però quando una fa tutte le cosine giuste al posto giusto e beve, fa ginnastica e fa la spazzola per riattivare la circolazione, se non hai visto il video devi guardarlo così scopri cos'è questa spazzola per riattivare la circolazione, te lo lascio qua, insomma nella sinergia di tutte quante le cose che possiamo fare, secondo me questo è un buon prodotto, quindi cerchiamo di prendere sempre cum granum salis le cose che vengono dette e non pensare ah la crema miracolosa che mi leva tutta la cellulite che ho, posso mangiare tutte le cose che voglio, essere una sedentaria, non bere neanche un bicchiere d'acqua e con quella crema sarò una bomba, non è così, però aiuta. Allora, poi ho provato questa maschera, questo mese è stata pessima con le maschere così, ho fatto solo maschere da applicare e risciacquare, ma non ne ho finita nemmeno una, però ne ho usato tante e quindi piano piano le finirò e poi ve ne parlerò. Però ho provato questa, la Propolis Cream Sheet Mask, ottima, è veramente straricca, cioè sta, l'ho usata tipo all'inizio del mese e c'è ancora della roba liquida dentro che devo stare attenta a come la giro, è veramente una maschera super super pregna di prodotto, ve la mettete sul viso, il viso niente, come se steste dando da bere, steste dando è difficile per l'apparecchio, steste dando da bere a un assetato. E niente, per me è super buona questa qua, è di Dr. Mola, anche di questa se vi lascio, se ve lo trovo ve lo lascio il link. Poi ho quasi finito, non la prendete al 100% come veritiera, vedete che ancora un pochino ce n'è, spero di finirla presto perché questa è la mia crema preferita. Allora perché speri di finirla presto, Silvia? Perché sono stufa, voglio provare altre robe, questa non finisce più. Compratela tranquillamente perché secondo me vi dura come due, non lo so, forse perché è ricca, ne basta poca, quindi basta veramente tipo un centimetro di crema, perché sapete che viene fuori tipo con la consistenza del dentifricio, no? Essendo un tubetto viene proprio fuori così, con la consistenza del dentifricio, non a macchia ma a righina. Niente ragazzi, ne basta pochissimo, cioè voi fate tipo così, un tantino così, vi fate tutto il viso impastatissimo, è ricca, e alle ceramidi o ceramidi, devo scoprire sto arcano, mi pare ceramidi ma io continuerò a dire ceramidi perché ceramidi non mi piace, è super indicata per tutte le pelli disidratatissime che hanno bisogno veramente di super super idratazione. Secondo me in questo periodo è giusto la sera, perché dubito che ci siano tante di voi che tollerano questa crema di giorno, è bella corposa, però se di sera volete una mega super iper mega coccola, lo sapete, la nomino sempre, sia questa crema che il contorno occhi correlativo e tutta la linea, è una delle mie linee preferite, quindi che cosa vi devo dire se non che mi piace da impazzire. Poi ho quasi terminato, anche qua vedete una semi bugia, ce n'è un pochino ma va bene, nel giro di una settimana secondo me lo faccio fuori, quindi lo metto dentro perché non me lo voglio trascinare nei finiti di maggio, ed è il Darphin Intral, questo è un siero calmante che mi ha veramente risolto la vita durante tutto l'inverno in cui ho utilizzato acido retinoico. Per cui ottimo se avete per esempio cupe rose, se avete pelle reattiva, se avete pelle sensibile, se vi piacciono i sieri che si assorbono subito, che non lasciano traccia, che non vi creano oleosità, che se volete un qualcosa di leggero, per esempio anche ottimo adesso con la bella stagione che magari c'è un po' più caldo e volete dei prodotti più leggeri, è un ottimo prodotto, certo Darphin non è proprio wow, una roba cheap, costicchia, però ha sempre quell'odore, quel profumo, quell'avvolgenza, sono prodotti insomma che anche dal punto di vista sensoriale vi lasciano sempre estremamente soddisfatte, a me è piaciuto tanto e quindi lo considero un ottimo prodotto. Poi terminiamo con la linea Labo X Ingredients, sapete che loro mi inviano i loro prodotti, allora questi prodotti mi sono piaciuti, questo nello specifico è il contorno occhi con relativo attivo,
Innanzitutto, come funzionano questi prodotti? Loro hanno prodotto tre tipi di, mi pare, tre tipi di creme viso e un tipo di crema occhi. Quindi c'è la crema occhi, che vedete che è questa qua, e poi ci sono tre tipi di creme viso, la ricca, la pelli normali e la pelli oleose, se non mi sto sbagliando. Mi pare che sia proprio così. Quindi ognuno inizia a fare che cosa? A scegliere la crema relativa al proprio tipo di pelle, mista, normale oppure secca. Invece per il contorno occhi è una uguale per tutti. Scelte le creme, si vanno a scegliere gli attivi da introdurre in goccine nella crema, non esattamente dentro il tubetto. Loro vi danno un piattino, voi dovete mettere una parte di dosatore, appunto, di crema, occhi o viso, a seconda di cosa state usando in quel momento, e aggiungere delle goccine dell'attivo. Il sistema è un po' scomodo, perché me l'avevate chiesto in tanti: Silvia, ma il sistema poi com'è? Ho detto testo, ragazzi, poi vi faccio sapere. Il sistema è un pochino scomodo, perché dovete avere la voglia di prendere il piattino, mettere la dose di crema, aggiungere le goccine di attivi. Io, per quanto riguarda gli attivi per la crema viso, ne ho tre. Immaginate che sono tipo 15 attivi, c'è lo ialuronico, i peptidi, cioè ce ne sono di tutti i tipi, tipo il piccolo chimico. Voi scegliete l'attivo che vi piace, lo aggiungete nel piattino, aggiungete la dose di crema, mescolate tutto col vostro santo dittino e poi applicate sul viso. È una figata per le appassionate, però un pochino, ecco, se andate di fretta, non è il massimo. Il prodotto occhi, io a un certo punto, arrivata a metà del prodotto, che non avevo più voglia di fare questo sbattimento del piattino tutte le volte per farmi il contorno occhi, ho preso il contenuto del dosatore in gocce, appunto, per gli occhi, e l'ho sbattuto dentro il dosatore della crema, cioè c'era metà qui e metà qui, ho fatto tutto in una, ho shakerato e adesso applico solo questo. Come crema occhi mi sta sembrando però veramente buonissima, ragazzi. Cioè, tu dirai: perché l'hai messo nei prodotti finiti se in realtà non l'hai finito? Non lo so, per parlarmene, perché ero entusiasta. L'ho utilizzato in questi giorni, ragazze, veramente mi lascia questo contorno occhi sbam. È un po' scomodino, però è un buon prodotto. Quindi il Ni ci sta, perché comunque è un prodotto che, se cerchi la velocità, non fa per te. Però se cerchi un prodotto buono, io non posso che dire veramente buonissimo. Questo è l'attivo 10, è la centella e l'esperidina, che sono proprio gli specifici come attivo occhi, credo ce ne fosse solo uno, il numero 10, questo qua. Continuerò ad utilizzarlo, vi dirò la mia opinione quando l'avrò finito, perché sono circa a metà, però mi sta piacendo un botto, quindi ve lo volevo dire. E questo era tutto per quanto riguarda i prodotti finiti. Non mi resta che ringraziarvi, perché i 28.000 sono stati raggiunti. Quando ho girato il vlog ieri non c'eravamo ancora, poi durante la messa in onda, messa in onda si può dire per un video, la messa in onda del vlog di ieri, ho visto che avevamo raggiunto e superato i 28.000, quindi adesso non lo so, si va per i 29.000. Cioè, sta cosa dei 30.000 si fa sempre veramente più palpabile. E quindi vi ringrazio tutti i nuovi arrivi, perché nel mese di aprile sono arrivate più di 1000 persone sul canale, infatti siamo passati da 27.000 a 28.000, e quindi ben arrivati, ben trovati insomma in questa grande famiglia. Un grande grazie a chi c'è, qui da tempo, a chi mi sopporta da tempo e che mi sta sopportando anche adesso che parlo come se mi fossi ingoiata giovanotto. Io amo Jovanotti, uno dei miei cantanti preferiti. Va bene, abbiamo chiuso anche questa puntata dei prodotti finiti. Fatemi sapere se avete qualche imperdibile da raccontare, raccontarmi e raccontarci. Quindi scrivetelo nei commenti, perché così anche tutte le altre saidorine, se posso chiamarvi così, potranno sapere, insomma, che avete un prodotto da consigliare. Vi mando un bacio, ci vediamo domani. Se il video vi è piaciuto, lasciatemi il vostro supporto iscrivendovi al canale, attivando la campanella, lasciando il like al video, e venitemi a trovare su Instagram, Facebook e il sito, perché questa sera pubblicherò un articolo fashion dedicato a una delle icone della moda mondiale. Chi sarà? Non lo so, lo scoprirete soltanto andando su www.l'angolodisaidori.it. E noi ci vediamo domani con un nuovo video. Bacio, ciao. Oggi è così, un po' spumeggiante.